La notizia buona che stamattina abbiamo dato è che in questi giorni, tra oggi e domani, conosceremo gli esiti, speriamo tutti negativi, dei frequentanti del centro Margherita. In questo modo, lunedì 31 agosto, il centro Margherita potrà finalmente riaprire dopo tanti mesi di chiusura, chiaramente con la nuova progettualità presentata dalla cooperativa che lo gestisce, che comunque accoglierà tutte le richieste delle famiglie che hanno aderito. Nella stessa seduta dell'UOSES, stamattina, allargando anche agli organi di informazione, abbiamo voluto chiarire alcuni aspetti sulle polemiche di questi giorni relative ai tamponi per le persone disabili che frequentano i centri diurni. È vero che nella delibera 600 del 18 maggio della Regione Marche si parla di screening sia per le riaperture dei centri che poi per i controlli periodici. Così come in una circolare delle autorità sanitarie ASUR Marche si parla di tamponi. Noi l'altra volta come ambito sociale avevamo richiesto ai primi di giugno, dopo le difficoltà che si erano create con le riaperture, con i primi test, avevamo richiesto la possibilità per i controlli successivi di eseguire anche, qualora il tampone non fosse possibile, anche il test sierologico. Stamattina ci è stato chiarito, come già ci era stato chiarito anche nei giorni scorsi, dalle autorità sanitarie, in presenza degli organi di informazione, che il tampone o test molecolare è quello più attendibile, più veritiero e più significativo dal punto di vista della sicurezza epidemiologica ed è a maggior tutela di persone disabili che frequentano o andranno a frequentare dei centri insieme ad altri. E non è assolutamente, come si vuole far passare, un atto discriminatorio nei loro confronti. Noi non siamo tuttologi, ci rimettiamo a chi ha più competenza in materia sanitaria, in materia di prevenzione e come istituzioni, io credo sia un dovere per noi avere cura, maggior cura, attenzione e premura nei confronti di queste persone.